Benvenuti o bentornati sul canale. DJI ha finalmente svelato il suo ultimo drone. Si tratta del Mavic Air 2, ultimo gioiello di casa DJI. Vediamo insieme le caratteristiche di questo nuovo drone. Il drone ha un sensore da mezzo pollice. È in grado di scattare foto a 48 megapixel e video 4K a 60 fps. Per video, foto e panorami è inoltre supportato il formato HDR. Tra i vari effetti cinematografici abbiamo i quick shot e gli hyperlapse fino a 8K. Abbiamo la nuova funzione Smart Photo, la Click Track 3.0, il Focus Track e la nuova funzione APAS. La funzione Smart Photo riesce a gestire la foto nel miglior modo possibile, infatti il drone scatterà più foto in base alle quali il drone riconoscerà lo scenario da applicare alla foto. Scatterà diverse foto con diversa esposizione e li unirà tutti insieme per creare un'unica foto. L'Hyperlapse 8K riesce a fare video a mozzafiato, funzione che però fino alla metà di maggio non sarà resa disponibile tramite un nuovo aggiornamento del firmware. La nuova funzione APAS 3.0 utilizza la nuova tecnologia di mappatura e algoritmi del percorso di volo per transizioni ultrafluide intorno, sopra, sotto agli oggetti del percorso che incontra il drone. L'Active Track 3.0 utilizza la tecnologia di mappatura all'avanguardia e i nuovi algoritmi di traiettoria di volo per offrire migliore riconoscimento del soggetto ed evitare gli ostacoli, oltre alla possibilità di riattivare rapidamente il soggetto se si sposta temporaneamente dietro un oggetto. Il drone ha una batteria 3500 3S che gli offre una durata di volo di 34 minuti. La batteria del radiocomando ha una durata di 240 minuti e il drone ha un peso di 570 grammi. Per la trasmissione dati tra il drone e il radiocomando utilizza il nuovo sistema OcuSync 2.0. Viene data una distanza di volo di 10 km in FCC e di 6 km in CE. DJI Mavic Air 2 può scattare in 4K a 60 fps. La nuova fotocamera registra anche video a 120 Mbps, battendo altri modelli consumer DJI. Inoltre, la fotocamera può acquisire video rallentatore 1080p a 120 e 240 fps. Sarà disponibile in due versioni. La versione base a 849 euro e la versione Fly More Combo a 1049 euro. La versione base conterrà al suo interno
l'aeromobile, il radiocomando, una batteria di volo, il caricabatterie, il cavo di alimentazione del caricabatterie, le eliche e vari cavetti per connettere lo smartphone, la copertura per il gimbal, gli stick di ricambio. Nella versione Fly More Combo ci sarà l'aeromobile, il radiocomando, tre batterie di volo, il caricabatterie, il cavo del caricabatterie, le eliche, la varia cavetteria per connettere gli smartphone, la copertura della fotocamera, gli stick di ricambio, filtri ND, la stazione di ricarica per la batteria, l'adattatore batteria power bank e inoltre una pratica e comoda borsa in pelle per riporre il drone. Vi posto qua sotto il link in descrizione per poter acquistare direttamente dallo store DJI il drone Mavic Air 2, in disponibilità a partire dal 14 maggio 2020. Per rapporto qualità-prezzo, la versione consigliata è la Fly More Combo. Io personalmente ho prenotato la versione Fly More Combo. Appena mi arriverà il drone, farò tutti i test e le prove del caso e li metterò qui sul canale. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e attivate la campanellina. Inoltre potete seguirci su Facebook. Iscrivendovi contribuirete alla crescita del canale. Un saluto e alla prossima!